Buongiorno a tutti dalla solamanica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max e oggi andiamo a vedere un effetto con le carte e una moneta veramente ben strutturato, uno dei miei effetti preferiti. Non è molto difficile da fare, quello che bisogna sempre fare è fondamentalmente una forzatura, un controllo e ovviamente saperla raccontare bene. Di iniziare col tutorial vero e proprio, vi chiedo come al solito di mettere un bel like preventivo a questo video. Magari iscrivetevi a lassolamanica.com, il mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, in maniera da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che faccio di volta in volta. E se avete 5 minuti, date anche un'occhiata al mio store di articoli magici, lassolamanica.com, link in descrizione. Trattiamo mazzi di carte, giochi di prestigio, ma abbiamo anche delle sezioni dedicate a rompicapo e ha dei bellissimi giochi da tavolo. Trovate tutto qua sotto, mi raccomando, alla fine del video dateci un'occhiata. Per realizzare questo effetto dovete per prima cosa preparare una moneta, un piccolo gimmick, in un modo molto semplice, prendendo una vecchia carta, tagliando un angolo dove ci sia ovviamente il seme e il valore della carta e la attaccate dietro una moneta da 1 euro o da 2 euro con della semplice colla. Una volta che la colla avrà fatto presa, il vostro gimmick sarà pronto. Un'altra preparazione a questo effetto è quello di prendere un mazzo di carte e mettere in cima al mazzo la stessa carta che avete preparato sul retro della moneta. Questa la mettete in tasca, questo lo mettete in un'altra tasca e siete pronti per partire. Ed eccoci qua, la prima cosa che dovete fare è impalmare questa moneta alla base delle dita. Quindi chiedere al vostro pubblico se ha una moneta da 1 euro, da 2 euro, quella che avete usato ovviamente per costruirvi il vostro gimmick. Quando vi sarà data la moneta, la mostrate al pubblico da una parte e dall'altra e a questo punto sostituite la moneta con la moneta che tenete in mano. Semplicemente in questa maniera, passate davanti con la mano come per prendere la moneta, questa la fate cadere nella mano e questa la mostrate di nuovo e la posate sul tappetino. Questa mano, che contiene quindi la moneta dello spettatore, andrà in tasca. Posate la moneta e uscite con il mazzo di carte. Se non siete pratici di moneta magia, anche se il passaggio in fin dei conti non è così difficile, potete semplicemente mostrare la moneta da un lato, poggiarla sul tappetino con l'accortezza ovviamente di non mostrare il lato nascosto. Tiriamo fuori a questo punto il nostro mazzo di carte, ricordando che in cima a questo abbiamo messo la carta che corrisponde a quella sotto la moneta e che ora dobbiamo tenere sotto controllo. Occhio, da qua in poi dovremo eseguire dei falsi tagli, dei falsi miscugli, una forzatura e un controllo di questa carta. Per cui se non siete praticissimi vi lascio alcuni suggerimenti tratti da alcuni miei vecchi video dove tratto proprio controlli, forzature e falsi tagli, falsi miscugli. Ora comunque vi do un esempio pratico. Abbiamo tirato fuori il nostro mazzo di carte, messo la moneta qui, andiamo a mostrare innanzitutto il mazzo di carte da poker, fiori, picche, cuori e quadri. Andiamo a mescolarlo in maniera tale comunque da mantenere sempre in cima la nostra carta 10 di quadri nello specifico. Ovviamente potete usare qualsiasi carta vi venga comoda come carta usata, non ha importanza proprio il valore della carta, però alla fine di tutto dovete avere questa carta in cima al mazzo e da qui poi forzarla al vostro spettatore. Chiedete magari uno stop in un punto qualsiasi, quando lo spettatore ci fermerà noi andremo a sfilare tutto lasciando lì la carta, abbiamo quindi forzato il 10 di quadri, dopo che l'avrà guardata e possibilmente ricordata, andremo a disperderla all'interno del mazzo con un controllo in cima al mazzo stesso. E voilà, la carta, come ho detto, rimane in cima al mazzo. E da qua inizieremo con l'effetto vero e proprio, perché andiamo a tirare un nastro di carte sul tavolo, poniamo la moneta sulla prima carta e chiediamo al nostro spettatore di spostare la moneta dove vuole lui, lungo
il mazzo di carte. Nel caso in cui abbiamo uno spettatore particolarmente fastidioso che magari ci lascia la moneta nella prima carta del mazzo, il gioco è bello che finito. Noi mostriamo che, guarda caso, ha beccato proprio la carta che aveva visto poco fa. Ma se lo spettatore è più collaborativo e sposta questa moneta, dove si ferma? Si ferma, noi andremo a togliere le carte che stanno prima della moneta e dopo la moneta. In questo modo qua, prendiamo un po' di carte prima, prendiamo un po' di carte dopo e le poniamo nella nostra mano in maniera tale da avere sempre 10 di quadri che era in cima al mazzetto, in cima a questo mazzetto. Continuiamo con la nostra presentazione, ridistribuiamo le carte sul tavolo, chiediamo nuovamente che la moneta venga posta su una carta qualsiasi, andiamo a togliere le altre carte, ma attenzione, le poniamo sempre sotto il nostro mazzetto in maniera da mantenere sempre 10 quadri in cima. Quando dopo due o tre passaggi al massimo verrà scelta una carta particolare, andremo a giocare, attenzione qua, un po' con le parole. Dovete essere un po' ambigui, perché direte: non sarebbe incredibile ora che sotto questa moneta che tu hai messo su una carta qualsiasi, scelta a caso in un intero mazzo, ci fosse proprio la tua carta? E qua si gioca effettivamente sull'equivoco, perché noi andremo a togliere la moneta, andremo a chiedere allo spettatore di guardare questa carta e ovviamente faremo finta di avere sbagliato inizialmente. Mostriamo la carta, è sbagliata, è la tua carta? No. Ma attenzione, non ho detto che la carta sotto la moneta sarebbe stata la tua, ma ho detto precisamente: non sarebbe incredibile se sotto la moneta ci fosse la tua carta. Porgetegli la moneta e chiedete quindi di guardare sotto. Quando lui andrà ad allungare la mano per girare questa moneta e ci sarà questo primo climax, voi ne approfitterete per compiere un top change con questa carta e ovviamente la scambierete con la carta che sta in cima al vostro mazzetto. Il tutto è ben coperto dalla misdirection, perché voi andrete proprio a porgergli la moneta e chiederete a lui di girarla, di guardare cosa c'è sotto. Dunque c'è un primo climax, lui sarà comunque costretto ad allungare la mano, girare la moneta, rimarrà meravigliato da questa apparizione e voi ne approfittate per scambiare questa carta con questa. Dovete sporgere questa carta un po' in avanti, infilare questa carta sotto il pollice e uscirvene con la carta che sta sotto, esattamente nel momento in cui tutta l'attenzione sta sulla moneta e l'attenzione comunque generale si sarà un po' abbassata dopo il primo climax. Se volete vedere un bel video sulla misdirection, vi lascio anche un link su questo argomento, sempre realizzato da me qualche tempo addietro, qua sotto in descrizione al video. Fatto ciò, voi continuerete ovviamente il gioco semplicemente dicendo qualcosa del tipo: ma non finisce qui, perché se noi usiamo adesso questa moneta e magari la passiamo così sopra la carta, anche questa carta si trasformerà in un 10 di cuore e quindi avrete un secondo climax molto forte e l'effetto finisce qua. Spero che nel complesso il video vi sia piaciuto, vi chiedo come sempre un bel like e se non vi siete ancora iscritti ovviamente vi aspetto. Per rimanere sempre aggiornati, lasciomanica.com, tutti i link in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima!